Faccio tipo bavosa. Ciao. Vi ricordate Luca Laurenti? Bella a tutti da me. Incredibile, anche questa sera è successo di tutto e di più perché il Genoa di Thiago Motta, anzi Thiago Motta, riesce a ribaltare la partita e a portarsi a casa 3 punti importantissimi in ottica salvezza. Mi sta per scivolare il telefono, scusate che lo prendo un pochino meglio. Brescia che ragazzi. Tonali, ce l'avevo contro al Fantacalcio, si è inventato una parabola che se ci riprova 10 volte ci riesce perché ce l'avevo contro al Fantacalcio. Tra l'altro ha anche ammesso, io ho provato a metterla a mezzo, era un cross, però era indirizzata verso lo specchio della porta così bene che alla fine è entrata perché non l'ha toccata nessuno. Non mi incazzo più di tanto perché domani mi devono giocare ancora parecchi giocatori, quindi c'ho tempo che magari gli segna il pippettino dalla situazione e così perdo 2, 3, 4, 5-0. Ma va bene, parliamo della partita giocata. Ripeto, esordio di Thiago Motta sulla panchina del Genoa, Brescia che passa in vantaggio, ma Genoa che poi, soprattutto nel secondo tempo, inizia a metterci personalità, inizia a metterci cattiveria e soprattutto Thiago Motta va ad azzeccare tutti i cambi. 3 cambi, 3 gol. C'è sta niente da dire, cioè c'è sta tutto da dire in realtà, ecco, è finita in questo momento. Perché quando magari cominci la partita, l'atteggiamento sì poteva essere anche giusto alla fine, perché qualcosa hai provato a fare, però subisci il gol e non riesci a farne, dai una svolta alla partita, becchi 3 cambi, sei stato un fenomeno. È la prima partita, è tutto quello che volete. Chi ha segnato? Ve lo dico subito, uno Pandev, uno Kwame e l'altro non me lo ricordo. In Cudelo, Agudelo, ha segnato pure Agudelo. Allora, quello di Agudelo, 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 chiamato come cazzo le pare, e Pandev, tutti e due sotto lo stesso incrocio dei pali. E ma qua mi si è inventata una rovesciata di quelli assurdi. Aveva preso traversa poco prima, stavano ancora sul punteggio di 0-1 per il Brescia. Uno stacco di testa di quelli pazzeschi, sta palla che si stampa perfettamente sulla traversa. E là ho detto, mo' ripartono, fanno 0-2. Il Genoa, buonanotte! E invece, altro che cazzi, perché questi cazzi proprio, 3 cazzi, anzi 3 pallini. Vi vado a leggere la situazione di classifica. Brescia che viene scavalcato dal Genoa, perché il Genoa si toglie momentaneamente dalla zona retrocessione con 8 punti. Brescia che resta a 7, e secondo me questa potrebbe essere la partita della svolta. Thiago Motta potrebbe dare quel qualcosa in più al Genoa, soprattutto secondo me a livello mentale. Preziosi ha preso questo allenatore perché ha capito che a parole ci sa fare, ma con le parole riesce anche a trasmettere una mentalità vincente. Chi lo sa, ripeto, siamo alla prima partita, proprio ai suoi giocatori. Quindi vediamo. A me personalmente la filosofia di Thiago Motta piace. Sentirlo parlare è veramente un piacere. In parte potrebbe ricordare anche Guardiola. Sono tutti partiti dal basso, arrivare in alto ci vuole poco, ma ci vuole poco pure a ricascare, questo è vero. Comunque, fatto sta che questa è la prima, da allenatore del Genoa, ha 37 anni se non mi ricordo male, classe 82, stavo a dirlo l'altro giorno con Fabio, già mi sono scordato. Comunque, oh, sono 3 punti sicuramente ottimi che potrebbero consentire al Genoa, da qui alle prossime partite, di iniziare ad inanellare magari un filotto di vittorie che potrebbe portarli ad una salvezza tranquilla. La squadra c'è, ragazzi. Il Genoa sicuramente, così come la Sampdoria, non è una squadra da retrocessione, è una squadra da metà classifica, ma diciamo anche parte medio-alta della classifica. Quindi, insomma, è anche l'atteggiamento che fa la differenza. Puoi avere tutti i giocatori forti che te pare, ma quando cominci ad avere appunto un atteggiamento negativo, se potrebbe mettere veramente una merda. E a questo, lo ripeto, può essere il giorno della svolta, che magari consente ai giocatori di giocare con più tranquillità. Voglio sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti. Secondo me alla fine la vittoria è meritata, perché nel secondo tempo il Genoa ha cambiato completamente la marcia, ha messo la quinta e non l'ha più tolta. Come un diesel, è partito piano piano, ma poi è arrivato prima dell'avversario al traguardo. Commentate col vostro parere, condividete il video, iscrivetevi al mio canale qualora non lo avete ancora fatto, ma attivate la campanella affiancata, si iscrive per non perdervi tutti i miei nuovi contenuti. Guardate che bella sta cover, io ce l'ho verde pisello, però pure questa è bellissima, non è mio, questo non è il mio telefono. Ci vediamo domani con tanti nuovi contenuti, domani mattina pronostico gameplay, credo a mezzogiorno tra Roma e Milan, poi tutti i post partita di giornata di Serie A e poi buonanotte. Detto questo però buonanotte pure stasera, già stavo avanti dei 24 ore. Ragazzi miei, la reazione del Genoa, mo so curioso di vedere domani se la Sampdoria alle 12:30 contro il Bologna in trasferta riuscirà a rispondere ai colpi proprio dei cugini. Glielo auguro perché non me ne voglia chi tifa Bologna, però vedere la Sampdoria ultima in classifica a 4 punti mi fa veramente male, perché comunque è una gran bella squadra, una squadra che con Cassano e Pazzini
hanno fatto vedere determinate cose in Serie A, quindi mi piacerebbe, vabbè, ciao.